Michael Tenti, psicologo Fondazione ISAL, e ci parlerà dell'approccio psicologico per le persone che soffrono di fibromialgia. Grazie. Buon pomeriggio a tutti. Parto però con un ringraziamento. Grazie veramente per questo invito, perché mi fa molto piacere essere qui oggi. Bellissimo video, bellissima presentazione, e presenziare, insomma, essere presenti ai vostri eventi e vedere tutto quello che fate è sempre stupendo, e secondo me è un grande anche messaggio a chi soffre di fibromialgia, che nonostante tutte le difficoltà che si possono incontrare, se, come dicevamo nel nostro studio che avete citato sul lavoro, se poste nel giusto ambiente, in un ambiente favorevole, le cose che si possono fare sono tantissime, quindi veramente bravissime. Grazie. Vabbè, questa sviolinata. La prendiamo con piacere. Guarda, veramente, bravo. Allora, parlo sì di approccio psicologico, e ho fatto qualche slide, poche, abbastanza scarne, perché mi piacerebbe che rimanesse un po' il significato, il messaggio chiave. E parto con poche parole in viola: la fibromialgia è reale. Questo lo dico perché, allora, innanzitutto, comunque, ci sono diverse evidenze che ci dicono che la fibromialgia ossia sia una patologia, una sindrome, certo, però che esista, che insomma sia reale, ne avete già citate diverse. Io cito l'ICD-11, che è il sistema di classificazione internazionale delle malattie, è entrato in vigore comunque anche in Italia pochissimi anni fa, ma comunque è entrato in vigore, dove la fibromialgia oggi rientra dentro il dolore cronico primario, quindi non legato ad altre patologie, e nella sottocategoria del dolore cronico primario diffuso, e quindi ha una sua categorizzazione all'interno di un manuale diagnostico di un sistema internazionale di classificazione delle malattie. Penso che questo la dica lunga sulla legittimità della sindrome. E dico anche, e parto da questa frase, la fibromialgia reale, anche perché parlando di approccio psicologico non vorrei mai che ci fossero equivoci riguardo al fatto che delle volte il medico mi ha suggerito di andare dallo psicologo, è perché non mi ha creduto, è perché crede che la mia malattia non sia reale, perché crede che sia solo depressa o matta, eccetera eccetera eccetera. No, cioè non è affatto questo il punto. La fibromialgia è reale e un approccio psicologico a volte può essere utile. E può essere utile per diversi motivi. Innanzitutto perché la fibromialgia ha un impatto enorme sulla vita della persona, questo è un altro punto fermo, perché nella ricerca si parla di disagio emotivo correlato al dolore, cioè il dolore cronico in generale, ma poi anche la fibromialgia, deve essere considerato come un evento stressante. E davanti agli eventi stressanti, comunque, noi viviamo delle emozioni a volte anche molto travolgenti. Quando gli eventi stressanti sono come il dolore cronici, persistenti, ecco che avere un disagio emotivo a volte può essere anche fisiologico. E chiamo in causa alcune emozioni, della tristezza per non riuscire a fare più le cose come le riuscivo a fare prima, la tristezza, il dispiacere per vedermi non più magari come la persona che ero prima, l'ansia o la paura, insomma chiamiamola come vogliamo, di non riuscire a portare a termine le cose, di perdere il lavoro, la rabbia di non essere creduti dai propri familiari, la vergogna a volte di non poter, penso alla persone che ho conosciuto, a volte la vergogna all'idea di uscire di casa, vedere persone e non riuscire a fare quello che fanno le altre persone, eccetera eccetera eccetera. E a volte queste emozioni possono trasformarsi in veri e propri disturbi emotivi, che non colpiscono tutte le persone con fibromialgia, sia chiaro, però effettivamente possono verificarsi, possono presentarsi disturbi depressivi, disturbi di attacchi di panico, disturbi d'ansia generalizzata, la rabbia a volte è un esito a cui possono andare incontro tante persone, e non è che sia di per sé
un disturbo emotivo, la rabbia è un'emozione, ma a volte quando pervade la persona diventando rancore, ostilità, odio, ecco, allora può a volte fare male poi alla persona che la vive. E quindi la fibromialgia può, come tanti eventi stressanti, tante patologie, portare a questi esiti che possono beneficiare tanto di un approccio psicologico. E la fibromialgia è reale, quindi queste due cose non si escludono a vicenda. E oltretutto è anche vero che ci sono alcuni fattori psicologici che possono influenzare la percezione del dolore e l'adattamento alla patologia. Quindi, se è vero che la fibromialgia può esitare in disturbi emotivi o in comunque sintomatologie emotive, è anche vero poi che la sfera emotiva e alcuni fattori psicologici possono impattare sulla malattia, sul modo in cui le persone percepiscono il dolore, ma soprattutto in cui reagiscono al dolore e si adattano al contesto in senso più ampio. Ce ne sono talmente tanti che potrei stare qui a parlarvene una mezza giornata come minimo, ma vi parlo di uno, forse due, vediamo il tempo, vediamo. È venuta proprio fortuitamente la cosa, perché non è che ho fatto troppo caso a quello che è stato detto già al programma, insomma, a quello che avrebbero detto i relatori prima di me, però anch'io mi ritrovo a parlare di tensione muscolare. E questo secondo me è anche, cioè, ci rende, diciamo, un messaggio implicito che però è ben scritto anche nel vostro Debian del lavoro di squadra, no? Dell'importanza di prendersi cura della propria salute anche a 360 gradi, perché la stessa problematica può essere benissimo vista anche da prospettive diverse e affrontata da prospettive diverse con un beneficio ancora maggiore. Io vi parlo di quello psicologico, no? Dalla prospettiva più psicologica, e vi dico questo, cioè, a volte, no? Che succede? Vi parlo dell'ansia. L'ansia cos'è? L'ansia è uno stato psicologico, diciamo un'emozione, che tutti noi proviamo di fronte a che cosa? Di fronte ad una minaccia, diciamo, una percezione di minaccia. Quando ci sentiamo in pericolo, in qualche modo noi viviamo questa emozione di ansia. E quando andiamo in ansia, il nostro cervello cosa fa? E manda un messaggio alle nostre ghiandole surrenali che secernono adrenalina. L'adrenalina entra in circolo nel corpo e mette in atto tutta una serie di modificazioni fisiologiche che ci predispongono a affrontare la minaccia che percepiamo esistente. E quindi cosa fa? Ad esempio aumenta il battito cardiaco, perché è importante avere tutti i tessuti ossigenati, causa midriasi pupillare, cioè ci fa dilatare le pupille per vedere meglio addirittura. E poi cosa fa? Aumenta la tensione muscolare, perché è importante avere muscoli tonici per poter affrontare la minaccia, e offrono anche una maggiore protezione agli organi interni, perché noi ancora siamo animali, e una volta le minacce erano tigri dai denti a sciabola, cose del genere, quindi è importante, insomma, avere questi due aspetti grazie alla tensione muscolare. Fin qui tutto normale, tutto fisiologico, però che succede? Che a volte quando l'ansia è cronica, quando l'ansia persiste, questa tensione muscolare può provocare dolore. L'esempio è quello del dottor Costa, prima di me, immaginate se io tengo una borsa della spesa, dopo un po' sentiamo dolore, questo è inevitabile. E ci sono un sacco di meccanismi proprio neurofisiologici, neurobiologici, per cui l'ansia attraverso la tensione muscolare porta dolore, cioè non è una cosa che accade, che noi sentiamo dolore così, ma perché nel nostro corpo avvengono dei cambiamenti. Ricordate il tema dell'adrenalina, ad esempio? Quindi mente e corpo sono sempre collegate tra loro. Il punto è che questa tensione muscolare provoca dolore. Poi a volte che succede, però? Che immaginate cosa potrebbe accadere se la persona inizia a sentirsi minacciata dal dolore. Perché se col dolore non riesco a fare questo, non riesco a fare quest'altro, e però potrebbe accadere questo, potrebbe accadere quest'altro, l'ansia può peggiorare. Se l'ansia peggiora, può peggiorare la tensione muscolare, o comunque può mantenersi nel tempo, creando un circolo vizioso che poi tende a perpetuarsi. Questo è un'altra prospettiva da cui vedere la stessa problematica di dolore tensivo, magari, che hanno spiegato benissimo i relatori prima di me. Ma ripeto, ci sono veramente tantissimi
fattori psicologici che potremmo chiamare in causa. Un altro ad esempio è quello dell'attenzione. Vi propongo di provare a chiudere gli occhi un attimo, oppure di tenerli fissi su un punto, chi non vuole tenere gli occhi chiusi, uguale, e provare a dirigere un attimo la vostra attenzione, il vostro occhio interiore, sulle sensazioni che provengono dal vostro piede destro. E quindi provate a sentire ciò che percepite a quel livello, a livello del vostro piede destro. Se sentite sensazioni di calore, di freschezza, che ne so, di formicolii, se non sentite niente, se le sensazioni sono le medesime in tutto il piede, oppure se la pianta del piede vi dona sensazioni diverse rispetto ad altre zone, se le dita, se percepite le dita del piede tutte nello stesso modo oppure differentemente, qualche sensazione di leggerezza, di pesantezza, quello che sia. Provate a mantenere l'attenzione concentrata sul vostro piede destro per qualche altro secondo ancora. E poi quando siete pronti riaprite gli occhi. Io solitamente questo è un esercizio che faccio con i pazienti, molto spesso, quando parlo dell'attenzione, perché poi a questo punto chiedo, ma lei prima di questo esercizio era consapevole di tutte le sensazioni che provenivano dal suo piede destro? E tendenzialmente le persone mi dicono di no. Mi dicono, qualcuno mi dice no, non mi ricordo, cioè non ero neanche consapevole di averci un piede destro, invece evidentemente c'era. E beh, allora immaginate l'attenzione che impatto può avere sul dolore, ad esempio. È un tema da approfondire. È un tema da approfondire e sono questi ad esempio dei temi che si approfondiscono in un percorso psicologico per chi soffre di dolore cronico o di fibromialgia. Come è strutturato però? Perché si parla a volte di approccio psicologico, coaching psicologico, psicoterapia, però magari non tutti ne hanno avuto a che fare, quindi non tutti sanno cos'è. Innanzitutto volevo dire che non è ovviamente una chiacchierata, a volte però lo si dice, nel senso che per quanto venga la psicoterapia considerata la terapia della parola, e sicuramente la parola è lo strumento principale che noi utilizziamo per lavorare, non è una chiacchierata come quella che si potrebbe avere con un amico anche molto fidato. Sicuramente la componente relazionale è molto importante e deve essere la base di questo percorso, però lo psicologo ha tecniche e strumenti che sono propri della psicoterapia e che dovete vedere un po' come la sua cassetta degli attrezzi, proprio come ad esempio un medico può avere, che ne so, la siringa, lo stetoscopio, eccetera. Un altro punto chiave è che un approccio psicologico si basa quasi sempre su una condivisione di obiettivi, nel senso che non è che è lo psicologo che vi dice quello che eventualmente è importante per voi, quello su cui dovete lavorare, cioè si tratta di una transizione in qualche modo dove lo psicologo fa la sua valutazione, però i valori, le cose importanti, gli obiettivi del paziente sono assolutamente considerati. Ed è attraverso questa transizione che si identificano quelli che si possono poi andare a definire come obiettivi condivisi. Una cosa importante che mi preme sottolineare è che nell'ambito del dolore cronico, della fibromialgia, è sempre importante però condividere che un obiettivo non è l'eliminazione del dolore. È meglio non avere nemmeno come obiettivo la riduzione del dolore, secondo me. Perché diciamo che il dolore è qualcosa di legato a tantissimi fattori e per quanto i fattori psicologici possono influenzare la percezione del dolore, come abbiamo detto prima, è sempre bene avere a mente in un lavoro psicologico obiettivi psicologici. Se l'ansia è una problematica dell'individuo e a volte può peggiorare il dolore, teniamo come obiettivo la riduzione dell'ansia, poi quello che guadagniamo sul dolore è tanto di guadagnato, però noi lavoriamo per ridurre l'ansia.
Questo perché il dolore, dicevo prima, può essere legato a tantissime altre questioni, e ridurre tutto al dolore rischia poi di farci perdere di vista l'obiettivo e magari di abbandonare anche percorsi che magari sono funzionali, ma perché non riescono a raggiungere quello che noi desideriamo, un obiettivo che però a volte può essere più difficile da raggiungere. Una metafora che a volte io utilizzo con certi pazienti che hanno difficoltà ad abbandonare l'idea di non percorrere la strada dell'eliminazione del dolore è quella, del tiro alla fune con il mostro, che è abbastanza famosa, cioè mi sembra che sia abbastanza famosa, però magari non so, non la conoscete. Cioè il punto è questo: immaginate di essere voi e di fronte a voi c'è una voragine enorme, dall'altra parte c'è un mostro che nel nostro caso è il dolore, e noi siamo lì coinvolti con il mostro in un tiro alla fune. È solo che noi cerchiamo di vincere questo tiro alla fune, di portare il mostro a cadere nella voragine, però ogni volta che noi tiriamo e sembra quasi che ce la facciamo, il mostro tira a sua volta e ci riporta nella posizione di prima, ed è un tiro alla fune infinito. E allora io a questo punto, una volta rappresentata questa cosa, chiedo: quale potrebbe essere la soluzione a quel punto? E a parte le varie risposte, tiro ancora più forte, sparo al mostro, eccetera, eccetera. Sì, ci sta. Però il punto è che a volte lasciare la corda è la cosa più efficace. Cioè, questo cosa comporta? Che il mostro non è che cade nella voragine o se ne va, il mostro è ancora lì, però noi non siamo più coinvolti a quel tiro alla fune esasperante, esaurente, e possiamo dedicare le nostre energie anche ad altre cose della vita che ridonano valore, scopo, arricchimento, nonostante il mostro che rimane lì non ci piace, a volte ci fa anche molta paura e ci impedisce di fare alcune cose, però non siamo più del tutto coinvolti con lui. E questo secondo me è molto importante come premessa fondamentale di un percorso terapeutico. Dopodiché, cosa fa lo psicologo? Fa una valutazione. Io faccio sempre una valutazione, io diciamo considero una valutazione importantissima, perché permette di avere una comprensione più a 360 gradi della persona che ho davanti, che può avere la fibromialgia, può avere però anche altre problematiche o punti di forza, perché una valutazione poi va a rilevare anche questo mediante anamnesi, interviste, questionari, eccetera, e poi si passa al trattamento. Quindi si va a lavorare su quelli che sono stati gli obiettivi condivisi, che possono essere diciamo diversi in funzione della persona che si ha davanti, in funzione degli obiettivi che sono stati condivisi, e l'intervento procede secondo quelle che sono le tecniche proprie dello psicologo di cui vi parlavo prima. Io sono un psicologo psicoterapeuta cognitivo-comportamentale, quindi mi riferisco soprattutto a questo approccio, e quindi io lavoro ad esempio con tecniche cognitive e comportamentali. Tecniche cognitive che portano ad esempio a andare innanzitutto a rilevare, identificare quelle che sono delle credenze, delle idee che abbiamo su noi stessi, su come dovrebbero andare le cose, che a volte però ci possono anche far soffrire, e quindi tecniche cognitive che ci portano a prendere più distanza critica da quelle idee. Oppure comportamentali che in qualche modo appaiono come, io presento sempre come esperimenti per testare se effettivamente quello che temiamo succede veramente oppure no. Quindi esperimenti comportamentali che ci portano a fare le cose in modo diverso per raccogliere informazioni e capire se effettivamente le cose sono proprio come noi crediamo che siano oppure se ci sono altre prospettive. E non so se ho ancora qualche minuto. Te lo diamo volentieri. Sì, bene. E solo per fare un esempio più pratico di sta faccenda, perché tecniche cognitive e comportamentali. Ad esempio, ho conosciuto una persona che soffriva di fibromialgia, e una signora che amava tanto, diciamo, il giardinaggio.
e che tendeva a resistere al dolore. La resistenza al dolore è un altro di quei fattori che, come l'ansia, come a volte possono influenzare il nostro adattamento alla patologia. E che significa resistenza al dolore? Significa che nonostante questa persona, mentre faceva il giardinaggio, sentiva dolore, tendeva a resistere, tendeva ad andare avanti. Perché? Perché pensava, ad esempio, io devo assolutamente finire questo lavoro, perché se non finisco questo lavoro, allora significa che io sono diventata completamente inutile. Queste sono credenze che alla fine nel dialogo terapeutico possono emergere, e sono credenze che diventano regole di vita che guidano il nostro comportamento. Un comportamento, quello di resistenza al dolore, che poi portava però questa persona verso un sovraccarico muscolare che la portava anche a bloccarsi con la schiena, ad esempio, tra le altre cose. E a quel punto poi prima si arrabbiava tanto, poi si deprimeva, eccetera, eccetera. E allora questo è diventato un po' il target terapeutico, lavorare su questo comportamento di resistenza, andando a lavorare con tecniche cognitive su quelle idee lì per cercare di ammorbidirle un po', perché non è proprio vero che quella roba lì la devi fare per forza adesso, tutta e subito. Magari si può anche cercare di suddividere quel compito in sotto compiti un pochino più piccoli, e poi non è proprio vero forse che, anzi, il modo in cui lo si fa in terapia è più sotto forma di domande, ma è proprio vero che se noi non riusciamo a finire di potare una siepe siamo completamente inutili? È proprio vero che se un acino d'uva è andato male dobbiamo buttare via il grappolo, perché è questo di cui si sta parlando? E allora in questo modo si cerca di ammorbidire queste idee, di prendere le distanze da queste idee e quindi mettere in atto dei test comportamentali per capire se effettivamente riusciamo a tollerare il fatto di fare oggi mezza siepe, domani un'altra metà, domani un'altra... Beh, le metà sono finite, però insomma, un pezzo alla volta. E finisco solo con questa veloce slide, nel senso che, come vi dicevo, non guardate l'approccio psicologico come... Il psicologo non è che elimina il dolore. Questa è una persona fibromialgica che mi è stata... che ha conosciuto Fondazione ISAL grazie a CFU Italia, con cui abbiamo fatto un percorso con obiettivi condivisi, tutto quello che vi ho detto prima, e alla fine lei mi ha scritto questo. Queste sono le sue parole: non posso dire di aver notato cambiamenti significativi nel dolore, ma riesco a dargli meno priorità e non permettere al cervello di assopirsi in pensieri negativi. Questo dopo il trattamento di 8 sedute, e dopo 3 mesi continuo a litigare con questi dolori, perché i dolori ci sono, ogni tanto ci prendono e non c'è niente da fare, ma l'umore va benino. Metto in pratica i suoi insegnamenti e cerco di ricordare le cose belle, e così mi perdo nei miei ricordi bellissimi. Un grazie di cuore. E io poi ho ringraziato lei per questo feedback. E con questo ho finito. Grazie.